Siamo con il sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca, dunque Piazza Gianturco, teatro per quanto riguarda la cultura e la musica, con due ospiti d'eccezione, Leonardo Roccotauro e Antonio Labate. Sì, è stata una bellissima serata di cultura, un viaggio nei racconti di Rocco Tauro, attraverso la descrizione dei relatori, una serata che ha appassionato i presenti. Attraverso questi racconti si sono esaltate le storie di una Montalbano di altri tempi, ma in realtà abbiamo potuto ripercorrere le origini e le tradizioni della nostra Lucania, una Lucania tanto amata dall'autore, che ha risvegliato e esaltato in noi quel senso di appartenenza che è sicuramente uno dei valori alla base di questi scritti. Io L'importanza dei contenuti culturali nelle nostre realtà. credo che sia determinante. A un certo punto della serata, proprio Rocco Tauro ha parlato della cultura come elemento di emancipazione, forse quello più importante, per recuperare le distanze rispetto ad altre parti dell'Italia e ad altre parti del mondo, che non sono solo distanze infrastrutturali, purtroppo, ma proprio attraverso la cultura, secondo me, possiamo recuperare tanto terreno perduto e soprattutto per quanto riguarda magari le fasce più deboli della nostra popolazione, passare loro sempre il messaggio che attraverso la cultura si può invertire un trend che molto spesso ci vede sfavoriti rispetto ad altre realtà del paese. L'estate della ripartenza e della presunta normalità anche per Avigliano. Assolutamente sì, noi siamo riusciti a mettere in campo un calendario di iniziative estive molto vigoroso e questo grazie al contributo delle associazioni, sicuramente grazie al contributo dell'amministrazione comunale che ci ha creduto. Crediamo che questo sia un anno di passaggio, di rilancio. Era importante dare un sostegno importante anche perché veniamo da 2 anni appunto di fermo, però la risposta è stata quella che ci attendavamo e credo che anche gli aviglianesi siano contenti di quest'estate aviglianese. In ultimo, Sindaco, accenniamo a qualche progetto a breve e medio termine che riguarda la sua città. A breve daremo vita a una serie di lavori importanti da un punto di vista infrastrutturale. Stiamo mettendo mano al decoro in modo importante. Posso citare nell'ultimo periodo quello che abbiamo fatto sul piano sul recupero delle fontane, che è un elemento appunto culturale di pregio della nostra comunità, come una serie di lavori che inizieranno a breve. Dopo l'estate aviglianese, che adesso vede gli ultimi eventi, quelli di agosto, tra cui cito in particolare la Sagra del Baccalà, che è stata rivisitata e che vedrà un rilancio. Ci siamo appena messi alle spalle le celebrazioni della Madonna del Carmine e nel periodo autunnale, appunto, daremo vita a una serie di lavori per realizzare il programma di mandato con cui ci siamo presentati agli elettori per provare a ridare ad Avigliano quella brillantezza di un tempo.